Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: un miracolo, l'annuncio spiazzante del cantante Albano Carrisi ha lasciato tutti esterrefatti. Ecco le sue parole. Albano Carrisi, famoso semplicemente come Albano, è un artista completo. Cantante e attore italiano, nasce a Cellino San Marco. È diventato famoso agli inizi degli anni 70 insieme a Romina Power, con la quale ha formato un duo musicale, oltre che una bellissima coppia nella vita privata. Dopo la rottura professionale da Romina, Albano ha continuato la sua carriera da solista, ottenendo lo stesso un successo straordinario non solo in Italia, ma anche all'estero. Lo ricordiamo, inoltre, in molteplici trasmissioni televisive come cantante e opinionista. Vanta, inoltre, collaborazioni con artisti d'eccezione. Albano Carrisi ha avuto una famiglia molto numerosa, ha avuto 4 figli: Ilenia, scomparsa in circostanze misteriose in America, Iari, Cristella e Romina Jr. Da Romina Power. Si è poi risposato nel 2016 con Loredana Lecciso, da cui ha avuto Jasmine e Albano Jr. Come abbiamo accennato in precedenza, Albano Carrisi è un artista completo a 360 gradi. Lo ritroviamo molto spesso in televisione ed è reduce dall'esperienza dal Festival di Sanremo, dove ha avuto modo di collaborare con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Molto spesso ospite di trasmissioni televisive e proprio di recente si è lasciato andare ad una preziosissima intervista in cui ha raccontato alcuni aspetti ancora inediti della sua vita privata. Confessioni davvero scioccanti che hanno lasciato il pubblico senza parole. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospitato da Silvia Toffanina Verissimo, i due si sono immersi in una profonda chiacchierata, dove l'artista ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera professionale, oltre a molti aspetti della sua vita privata. Albano ha raccontato a Silvia alcuni aneddoti del suo passato e in modo particolare di alcuni problemi di salute che ha affrontato qualche anno fa. Problemi che lo stavano portando ad una scelta definitiva, ossia abbandonare per sempre il mondo della musica. Ha confessato di aver passato un momento di vita davvero molto buio e di essersi rifugiato nella fede. Ha spiegato alla Toffanin di essere andato a Pietralcina e di aver visitato la nuova chiesa di Padre Pio. Da lì ho ricominciato a cantare. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.